Bene, rieccoci sempre qua con Marco, con me, con voi in questa mini pillola, insomma, del mattino, che ricordiamo va in replica poi intorno all'ora di pranzo, questi 10 minuti del caffè, insomma, di Casalotto, che precede poi il vero appuntamento dei veri consigli dei nostri esperti, Lio e Marco, quello delle 14.30 fino alle 15.30. Siamo reduci dall'estrazione di ieri, adesso ci dovremo concentrare su domani, insomma, sabato, che è anche festa del papà, nonna estrazione, e vediamo cosa succederà. Ma te così mi stuzzichi, io non posso parlare. Lo so, quindi apposta. Dire, ah, ieri sera, tu lo faccio zitto. Apposta. Vabbè, e quindi devo tacere e qui solo chiacchiere, quindi sicuramente è stata un'altra bellissima estrazione, quindi invito, per chi ovviamente ha voglia di saperne un seguito, oggi pomeriggio nella diretta delle 14.30 o quella di domani delle 14.30, stasera alle ore 20 o domani alle ore 20, e domani insomma c'è anche la nona estrazione di questo mese, e poi non posso più parlare di questo perché parleremo e commenteremo i grandi risultati che ci sono stati, ma anche i nuovi consigli, e qui ci devo mettere un punto, non posso andare oltre. Dai, no, trattieniti perché manca poco per andare. È difficile per me, perché è talmente automatico, e insomma il mio compito, il mio ruolo è quello, quindi poi posso anche fare montagne di chiacchiere, però insomma il mio ruolo principale insieme a Lio è quello di portare quei consigli che da ben 24 anni quotidianamente portiamo, quindi migliaia di ore di dirette, migliaia di estrazioni vissute insieme, insomma il tempo passa, è difficile frenarmi su sta roba, Però ci metto un secondo, tiro giù la saracinesca, so parliamo d'altro. Che tu sei bravo anche in questo. Sai di chi parliamo adesso? Della grande che è ringiovanita con il trio, con la canzone dell'estate scorsa, insomma, Orietta Berti. Detta Berti, classe 1943. Emiliana Doc di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, sposata dal 67 con il suo adorato Osvaldo Paterlini, madre di Omar e Otis, detta la capinera dell'Emilia e l'usignolo di Cavriago, vanta 5 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. La sua storia artistica comincia nel lontano 1961, quando viene scoperta a un concorso per voci nuove nella sua Emilia Romagna. La sua cover de Il cielo in una stanza le frutta il primo contratto discografico, e poi è storia, insomma. Grande Orietta, vabbè. L'abbiamo vista l'ultima adesso, insomma, al Festival di Sanremo. Che si può dire? Autore? Sì, certo, sì, ma lo sanno tutti, sì, ma non sono parenti, non credo, col nostro Galimberti, ecco. Ah già, è vero. E potremmo dirgli a Lio di cambiare Lio, è Lio è vero, Berti, insomma. È vero, è vero, non associamo la cosa. No, vabbè, ma a parte questo, ecco, il suo Osvaldo. Io devo dire che l'amo alla follia e mi piace tantissimo vedere persone di questo calibro. Quando l'avrei riconosciuta in quella foto? La sua voce, la sua notorietà e tutto quello che ha fatto è, insomma, ovviamente di fama nota. Il fatto di rivederli e, insomma, di essere usati dalla televisione di oggi. Quindi io ho amato follemente gli ultimi esperimenti, ho amato il Tormentone 1000, perché io trovare la Berti, che è roba degli anni 60, Fedez e Achille Lauro, trovo che siano quegli esperimenti meravigliosi. Mi è anche piaciuta... Ma vuoi parlare dei suoi outfit di Sanremo? Sì, ma io ho lanciato il consiglio alla rettore di farlo. Infatti si è presentata con l'altra dito nella piaga, insomma, sì? Chimica. Sì. Funzionano, perché già la Bertè era riuscita con... Dopo, insomma, un periodo di disparizione dai video, insomma, era uscita con i Buddha Bash. Come si chiamavano? Buddha Bash? Vabbè, quelli lì. Quindi insomma devo dire che queste robe qua, mischiare il vecchio col nuovo, perché di questo stiamo parlando, funziona. Tornando a lei, perché è intramontabile? Sì, ha un look, sono un po' bizzarri, perché ecco questa immagine, guarda, questa è la classica casalinga italiana, quindi credo che uno dei suoi aspetti favorevoli è che non è una, non è, lei lo è ma non lo sembra, perché non lo vuole neanche sembrare, una diva. Se ci pensi è in contrasto con la sua fisicità, quindi insomma le dive, mi viene anche in mente semplicemente la, come si chiama, aiutami, l'Aquila di Ligonchio, la Iva Zanicchi, che anche lei è abbastanza sempliciotta, però la sua stazza, la sua forma è molto più diva. E invece la Berti, che insomma non è altissima, è un po' arrotondata da sempre, ha questo taglio che da lì non si schioda, è un po' casalinga, è un po' casalinga. Poi questa è una vera diva, perché lo è sulla carta, dal vero un po' meno. Straordinaria però, io la amo tantissimo. Guarda, torniamo a parlare di un'altra diva che purtroppo ci ha lasciato, ed è... gli abbiamo anche dedicato una rubrica, che è Caramba che Raffa,
Ma voi sapevate il vero colore naturale proprio di Raffaella Carrà, che non è... castano scuro? Neanche chiaro, eh. Ma qua mi scrive l'autore che la Carrà, i suoi veri capelli erano ricci e rossi, rossicci, neanche castani, neanche castani quindi. Rossiccia, io ce l'ho in mente così, ma anche in film in bianco e nero, dove ovviamente il colore non c'è. Più o meno questo. Quindi l'ho sempre vista una castana scura, come però... un ramato. Ma dai. Questo prima che lei adottasse, vabbè, il celebre taglio a caschetto, che grazie a un particolare taglio scalettato ricadeva sempre perfettamente in piega e naturalmente il classico colore biondo, due caratteristiche che poi, insomma, non ha più abbandonato. Esistono pochissime foto, infatti, di questa vera Raffaella riccia, eccola qui, è proprio riccia riccia, rossiccia però. E una di queste campeggia sulla copertina di un vecchio TV Sorrisi Canzoni. Ecco, mamma! Però bugia, posso dire, perché qui in Italia noi ne abbiamo poche. Lei ha condotto tantissimo in Spagna, dove il caschetto non lo usava. In Italia ce l'aveva già. In realtà la Carrà riccia. Quindi gli spagnoli se la ricordano forse più. Mi capita riccia. Quando insomma sono lì di vedere tanti speciali, come qui, insomma, le solite robe che fanno vedere. Che soprattutto poverina, da quando è venuta a mancare, devo dire che hanno proiettato la qualunque. O comunque anche io da casa qui, ovviamente, mi piace guardare la televisione spagnola, quindi molti speciali dedicati a lei. E è molto diversa, è proprio molto diversa, quindi insomma è non un'altra carriera ovviamente, però è proprio diversa, si è messa molto più in gioco là, devo dire che si è prestata anche a esperimenti che qui in Italia o non gli è stata data l'opportunità di farlo o non era interessata a farlo, però insomma devo dire che la sua carriera spagnola meriterebbe tanta attenzione da noi italiani, bisognerebbe portare in qua un po' di roba. Questo è un classico, gli avuti corti, lunghi, ricci, ma non, cioè noi la ricordiamo perennemente col caschetto, gli spagnoli no, non è proprio, poi sì, anche lì ovviamente... Anche perché ha lavorato in Spagna fino all'ultimo, quindi ha fatto anche lì la giudice di alcuni talent, quindi insomma di apparizioni in Spagna negli ultimi anni ne ce n'erano tante, e è la Carrà che c'era qui, non è che la si faceva permanente quali stirava, però no, negli, anni, certo. Negli anni d'oro, insomma, dove lei ha lavorato tanto là, era proprio diversa, quindi un'altra Carrà, carina da vedere per noi italiani. Bene, che bello, ci piace sempre ricordarla e la ricorderemo anche in altre mini pillole. Allora, abbiamo ancora qualche, insomma, due minuti, oggi non è estrazione perché siamo a venerdì, però comunque nella diretta del pomeriggio sarà importante poterla seguire perché i nostri esperti hanno sempre delle sorprese, a volte fate anche degli aggiornamenti live, quindi vedremo che cosa avete pensato per gli amici da casa alle 2:30 oggi pomeriggio. Non ne posso parlare, non posso dire nulla, no? Io rimango sul pezzo pensando alla meravigliosa Carrà e come quelle sono veramente vite straordinarie, cioè vite di grandi persone che hanno veramente lavorato tanto, carriere pazzesche. Lì c'è un'invidia sana, nel senso proprio del lavoro, dell'impegno, gente che ha rinunciato appunto a vite private, e ne sentiamo tutti i giorni, insomma, di straordinari artisti e artiste che hanno scelto di non fare figli, di non sposarsi, o che hanno avuto, insomma, magari delle vite personali disastrose perché hanno dedicato la loro vita alla loro carriera. E qui ritorniamo a un paio di giorni fa quando parlavamo del cambiamento dei tempi. Mamma mia, sì. Ecco, cioè quel tipo di carriera, quel tipo di impegno, quell'abnegazione per il lavoro e quella dedizione, il sacrificio per arrivare a certi livelli, è finito secondo me, perché oggi ritorniamo a bombardare i social. Che cosa vuole fare uno che ha 18 anni, lo youtuber, l'influencer, oppure si devono mettere nella moneta elettronica, cioè l'idea è stare a casa a fare soldi, e non hanno capito che non arriva niente così, e quindi è un po' così, ecco. Quindi oggi credo che anche il mondo della televisione non riuscirà più a sfornare nulla di tutto questo, perché quello richiedeva grande sacrificio, davvero. No, hai ragione. Totale dedizione. Quindi silenzio, città, ti metto sto vestito, vai con quello, fai quello, e nascono carriere straordinarie. Quelle che invece puntano i piedi oggi fanno due apparizioni e poi non le vedi più. Chiudiamo con questa giusta riflessione. È vero Marco. 26 secondi, io vi saluto. Venerdì c'è Clara, quindi in diretta a 14:30 in compagnia di Clara e anche questa sera. Grazie Marco. Sì, quindi ricordate gli appuntamenti di Casalotto, perché questa non lo è. Ci rivediamo pomeriggio e sera, sia oggi che domani, per viverci la nona estrazione del mese. Grazie ancora. Noi forse ci vediamo lunedì. Ciao, ciao a tutti.